Deborah Magnaghi è un'attrice e doppiatrice italiana, attiva soprattutto nel doppiaggio di cartoni animati e, tra gli anni 80 e 90, nell'intrattenimento per ragazzi con la conduzione degli storici contenitori Bim Bum Bam e Ciao Ciao. Ha iniziato a recitare a 16 anni, prestando voce alla protagonista dell'anime giapponese Memole Dolce Memole, e nello stesso periodo ha interpretato in video il personaggio di Hildegard nel telefilm Love Milicia, al fianco di Cristina D'Avena. Nel corso della sua carriera ha doppiato personaggi amati dal pubblico come Sailor Mercury in Sailor Moon, Judy Abbott in Papà Gambalunga, Marika in Gemelli nel Segno del Destino, Marie in Un complotto tra le onde del mare e Nadia in Nadia il mistero della pietra azzurra. Oltre a condurre Ciao Ciao con Davide Garbolino, negli anni 90 ha partecipato a due gustose parodie di celebri personaggi di finzione scritte e interpretate da Daniele Demma, il doppiatore del pupazzo Ambrogio. Karlenstein, nei panni dell'assistente del protagonista, Debsy, e L'incredibile Debbie, parodia della serie TV degli anni 70 con Pietro Ubaldi nei panni che furono di Lou Ferrigno. Tra gli altri personaggi doppiati da Deborah Magnaghi figurano Camilla in Mirmo, Clementine, Ran in Detective Conan, Ashley in Jem, Lady Lovely, Filia in Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina, Sarah Brown Caitlin in VR Troopers, è Bad Girl nelle edizioni italiane dei tre show televisivi d'animazione che la Warner Bros. Ha dedicato al personaggio di Batman. Socia dell'associazione doppiatori attori pubblicitari, continua ancora a dedicarsi al doppiaggio di cartoni animati e spot pubblicitari e partecipa ad alcune televendite per le reti Mediaset. Non è soltanto intelligente, ma anche un talento naturale per lo sport. È assolutamente irresistibile e troppo carino. Levateli di mezzo. Qui l'unica persona che può fare il tipo per Fabrizio sono io. Che cosa ti fate in mente? Mi hai fatto male! Dove ti sei cacciata, Alessia? Devo chiederti scusa! Mirmo, tesoruccio, mi dispiace! È troppo tardi! Dai, non fare così! Fammi vedere quanto sei bravo a giocare a basket! Ah, puoi anche risparmiartelo il tuo finto entusiasmo! No, no, ti assicuro che sono sincera! Ti prego, voglio vederti palleggiare come facevi prima! Ti prego, ti prego, ti prego, Mirmo il numero uno! Come lui non c'è nessuno! Ti prego, fallo! Coraggio, ragazzi, uniamo le nostre mani. Quello che ho disegnato è un simbolo speciale. E questo cos'è, Thea? È il simbolo della nostra amicizia. In questo modo, quando Yugi combatterà, saprà di non essere solo. Noi saremo sempre con lui.